viaggio in Molise fa tappa a Ceppagna, frazione di Venafro, per la terza edizione del Presepe Vivente. Una luce nella notte, il tema scelto per questa edizione, tante novità, nuove scene, poi chiaramente la possibilità non solo di ammirare il centro storico di Ceppagna, ma anche di degustare prodotti tipici e anche vedere quali sono gli antichi mestieri di questa zona. Silvano Garzone, il presidente dell'Associazione Parrocchiale Insieme di Po di Ceppagna, si è partiti qualche anno fa quasi per scommessa, quasi per gioco, e invece ora siamo alla terza edizione, un presepe consolidato, molto atteso in questa zona. Sì, proprio come dicevi, si è consolidato nel corso di questi 3 anni, siamo arrivati alla terza edizione, siamo ben grati al popolo di Ceppagna che ha ben risposto, abbiamo la collaborazione anche del popolo venafrano che ci aiuta, ci sostiene e con cui collaboriamo e andiamo avanti. Quest'anno avete proposto anche delle novità, delle scene aggiuntive praticamente. Sì, abbiamo realizzato alcune scene, tra cui La Creazione, che è una scena, diciamo, un musical, una scena mimata, recitata e raccontata. Abbiamo spostato altre scene, integrato e realizzato altri percorsi. La particolarità di questo presepe è che intanto si apprezza il centro storico di Ceppagna, ma anche gli antichi mestieri e, perché no, i prodotti tipici locali. Allora, Ceppagna offre al visitatore uno scenario bellissimo, suggestivo e particolare, perché è arroccato nella natura, è arroccato sulla roccia il centro storico, quindi è un presepe al naturale. Chiaramente, al di là del presepe vivente, il bel dato di fatto che salta subito all'occhio è che si è creato un bel gruppo qui a Ceppagna, praticamente state insieme tutto l'anno, e poi il clou, uno dei momenti clou, è proprio quando poi vi rincontrate per organizzare questo presepe vivente, che non si fa in 2 giorni di certo. Assolutamente no, c'è una preparazione di mesi addietro. E siamo un gruppo di 102 persone, dal bambino più piccolo all'anziano che collabora con noi molto attivamente, nonostante la sua giovane età. E diamo una mano tutti alla realizzazione appunto di questo presepe, perché crediamo che Ceppagna può dare e offrire moltissimo. Quali sono i prossimi obiettivi dell'Associazione Insieme Si Può? Allora, l'Associazione Insieme Si Può è un'associazione parrocchiale che ha come, diciamo, obiettivo quello di tenere uniti i giovani, di cercare di dargli un esempio, tra virgolette, diciamo che tenendoli con noi, aiutandoli a stare con noi, vengono formati, e quindi l'obiettivo è appunto questo, l'aggregazione di tutta la comunità. Farli restare anche in paese, perché come si sa poi le realtà più piccole, insomma, sono sempre a rischio spopolamento. Tendono a disgregarsi, come purtroppo tutti i piccoli centri del Molise. Tu invece sei andato controcorrente, perché non sei di Ceppagna. Assolutamente sì, sono ceppagnolo adottato, io sono della provincia di Campobasso, di San Giovanni in Galdo, fiero di essere stato accolto a Ceppagna come un ceppagnolo verace.
Lungo il percorso incontriamo un'altra guida, Maria Cotugno, ma cosa ha a suo avviso di speciale, di particolare questa rappresentazione? Allora, come ogni anno, diciamo, abbiamo voluto rappresentare quello che erano i mestieri dell'epoca e ci siamo voluti rimettere insieme per rappresentare un po' lo spirito dell'epoca, che era uno spirito umile, semplice e di unione. Questa è la cosa più importante, che ogni anno riusciamo a far venire fuori quell'unione che c'era all'epoca e che continua negli anni. Quindi questa è la caratteristica, diciamo, che ci contraddistingue, secondo me. Un'unione che poi c'è, è forte e sentita molto tra voi giovani praticamente. Sì, tra giovani, però devo dire che gli anziani ci fanno da spalla, quindi ci teniamo per mano per questa corsa, per avere forza l'un l'altro. Cosa le piace in particolare di questo presepe? Allora, diciamo, a parte questa unione, questa bellissima armonia che si crea, ci piace il sorriso che ognuno di noi ha. Quando noi rappresentiamo queste scene non lo facciamo con forzatura, lo facciamo, ci viene dal cuore, quindi è questo, il sorriso che ci vede, l'entusiasmo che ci trasmette questo presepe. Siamo con la signora Carmela Iuliani, cosa sta facendo? Sto pulendo la lana che servirà per una sposa, è stata lavata, adesso la sto pulendo e poi ci riempiamo le federe per i cuscini per una sposa. Questa è solo un'esigenza scenica oppure lei anche da piccola faceva queste cose? Sì, l'abbiamo fatto, per questo c'è una manualità. Sì, lo so. Veramente contenta di partecipare a questa rappresentazione. Certo, è comunque la prima volta, però sono stata ben felice di aggregarmi. E qui è tutto in famiglia, c'è la sorella della signora Carmela, Lucia Iuliani, anche lei in costume d'epoca, cosa rappresenta? Io ho la stireria, sto stirando delle asciugamani che serviranno sempre per la ragazza che deve Insomma, sposare. preparativi per la sposa, un po' il corredo e Preparativi per la sposa. Il quant'altro. corredo, sì. Per lei che esperienza è stata partecipare a questa rappresentazione? Ah, è emozionante, è bello, sì. E ci riporta anche un po' le nostre origini, proprio che noi comunque sono cose che abbiamo fatto da ragazzine. Ancora nelle antiche botteghe di Ceppagna siamo con un falegname, il signor Felice Matteo. Ecco, cosa ripropone in particolare? Vediamo comunque degli strumenti antichissimi. Sono strumenti antichi che purtroppo abbiamo cercato di mettere a posto e cercare di fare bella figura. Ma lei non è un vero falegname. No, io sono elettricista, sono sempre stato elettricista. Facciamo il falegname per dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare cose belle praticamente. Ecco, che esperienza è stata partecipare, ecco, tutti i preparativi, cercare il materiale di scena? Partecipare è sempre una bella cosa, stare in mezzo a questi ragazzi, partecipare, dargli nuove idee perché i ragazzi hanno idee ancora più giovani. Noi siamo antichi, siamo di vecchia generazione e diamo questi consigli, cerchiamo di fare il meglio per loro. Termina così la prima parte della puntata di Viaggio in Molise dedicata alla terza edizione del Presepe Vivente di Ceppagna. Ci salutiamo ricordandovi che trasmettiamo questa puntata su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 e a Roma e nel resto del Lazio, dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito web. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com. Come?